Siamo entrati nel vivo della campagna elettorale a Montedorisio per le prossime elezioni. In tanti nell'auditorium Sordello d'Agoito hanno assistito alla presentazione della lista Montedorisio domani, con cui il candidato sindaco Daniele Molisani si prepara a fronteggiare l'amministrazione uscente. È una lista giovane, dinamica, è una lista che mi sento molto soddisfatto di aver contribuito in prima persona a creare, a formare, perché è una lista in cui ho creduto molto di dare un'impronta nuova basata sulle persone, quindi sull'idea del valore delle persone al di là poi di quelle che sono le sensibilità politiche di ogni persona, cioè trovare dei punti comuni su cui lavorare, perché Montedorisio è un paese, piccolo e sicuramente ha bisogno prima di tutto di risolvere problemi che sono i problemi pratici, e dopodiché ha bisogno di avere una visione per il futuro, e questa visione viene fuori solo se ha in sé tante anime e tante idee diverse che poi vengono messe insieme. Bisogna fare sintesi. Io, diciamo, sono disposto e mi sono messo in moto per questo, per aiutare Montedorisio a crescere insieme ad una squadra che credo vincente. Si tratta di una lista nata dall'intesa civica con un ex membro dell'amministrazione uscente di centrodestra, che mira ad andare oltre alle bandiere dei partiti politici. Non abbiamo fatto una coalizione politica, non ci sono accordi tra il centro-sinistra e il centro-destra, ma ci sono, come dicevo prima, ci sono accordi tra persone. Angela Mena, che è l'ex vice sindaco dell'amministrazione uscente di Katia Di Fabio, è una persona valida, è una persona competente che ha dimostrato di saper lavorare bene per il paese, e questo, secondo me, queste forze non bisogna disperderle, ma bisogna tenerne conto e dargli valore. Questo è il motivo di questo patto civico e questo è il lavoro che abbiamo fatto. Tra i punti del programma che proponete c'è, per esempio, il potenziamento dell'istruzione o l'efficientamento della spesa pubblica. Che idea avete di Montedorisio e se secondo voi è un posto in salute? Montedorisio in questi anni ha vissuto una sorta di torpore, una sorta di traccheggiamento, direi proprio così. Si è andato avanti a comunicati stampa continui e insistenti, però contenenti praticamente nulla di sostanzioso. Infatti il paese non è andato avanti, il paese è rimasto fermo, e quindi noi proprio per questo vogliamo ripartire dalle persone, perché le persone sono la vera forza e le persone vanno incentivate attraverso gli strumenti che sono quelli di potenziare l'attività sociale, l'attività didattica per le persone che vivono questo paese, iniziando da piccoli, quindi dai bambini, ma aiutando anche le famiglie, aiutando soprattutto i ragazzi a rimanere a Montedorisio, perché questo è un punto importante che noi abbiamo nel programma, è incentivare le giovani coppie con figli che decidono di ristrutturare un'abitazione, rimanere a Montedorisio e creare qui famiglia, perché solo così noi potremo scongiurare l'allontanamento di queste famiglie, perché noi abbiamo il problema con la vicinanza a Vasto, e anche per problemi lavorativi si tende a spostarsi sempre verso la città, e quindi questo è un punto molto importante per noi, è un punto che riteniamo forte e vincente.